Domattina presso la nostra sala multimediale un incontro davvero bello. Si ricorda un personaggio spezzino, Giancarlo Fusco, giornalista, ma una persona che ha davvero una storia. Ecco, chi era, per ricordarlo ai nostri telespettatori? Allora, per ricordare ai nostri telespettatori intanto bisogna ricordare che c'è una scalinata intitolata a lui e che Giancarlo Fusco è nato a Spezia ed era molto legato a questa città. In tutta la sua attività come giornalista e come scrittore ha sempre ricordato Spezia, cioè ci sono moltissimi articoli dedicati a Spezia, aveva dei grandi amici come Gino Patroni, altro giornalista, scrittore, umorista, l'avvocato Alinghieri e tanti altri. Per cui è una delle figure, secondo me, più interessanti del secondo dopoguerra, non solo spezzino ma a livello nazionale. I suoi libri, bellissimi, molto interessanti, molto avvincenti, da Duri a Marsiglia, La guerra di Albania, a Quando l'Italia tollerava e tanti altri. Fusco non solo giornalista e scrittore, ma anche un ruolo importante nel cinema italiano. Sì, perché lui fece dei film, per esempio fece Capricci con Carmelo Bene e fece anche Vogliamo i colonnelli, che è un film molto divertente dove lui faceva la parte di questo generale golpista che si chiama generale Furas, un sardo. È stato uno dei protagonisti anche della radio e poi della televisione e soprattutto è stato un grande giornalista di costume che appunto raccontato l'Italia del dopoguerra e gli italiani del dopoguerra. Ecco, un incontro che è stato organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria insieme alla Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Però è un incontro che è aperto a tutta la città. Sì. Domattina alle 10 presso la nostra sala multimediale. L'invito a venire, tra l'altro, in quella circostanza noi consegneremo la tessera ad onore dell'Ordine, alla memoria naturalmente, a Giancarlo Fusco dell'Ordine dei giornalisti, per cui non fu mai iscritta all'Ordine dei giornalisti. Quindi aperta al pubblico e credo che gli spezzini tesserà molto ritrovare un personaggio di quella dimensione.